Vediamo adesso come esercitare la mano destra a questi cambi di dinamica. Partiamo da un pattern di base, una sequenza ritmica semplice e intuitiva. Un quattro quarti è suonato tutto in ottavi, dove ogni ottavo in battere lo suoniamo con la plettrata in giù, ogni ottavo in levare invece con la plettrata in su. Quindi grosso modo una figura del genere. 1, 2, 3, 4. Proviamo a dare un colpo più forte in corrispondenza del simbolo appunto dell'accento, che è la parentesi angolare chiusa. Dove c'è quel simbolo? Suoniamo con più forza, ok? In modo da fare sentire una differenza tra il colpo accentato e quello non accentato. Quindi, per esempio, proviamo a leggere e a suonare alcuni di questi esempi, così per avere una sorta di input. Accento sul imbattere su ognuno dei quattro quarti. 1, 2, 3, 4. Altra figura. Altra figura. Altra figura. La cosa bella è notare come siano molto diverse tra loro queste figure, pur avendo la stessa metrica, cioè suonando sempre gli ottavi in maniera continua. Quindi sta a voi adesso allenarvi e trovare tante figure, le possibilità sono moltissime. Buon lavoro!